era stato scritto da Mosè. Ora non c'è più, non c'è neanche lo straccio di uno studioso al mondo che creda che il Pentateuco sia stato scritto da Mosè, perché il Pentateuco ha ottenuto la sua forma che noi conosciamo circa 1000 anni dopo Mosè, quindi è difficile che l'abbia scritto lui, supponendo che sia esistito. Quindi non sappiamo neppure di quello chi l'ha scritto, tenendo presente che noi conosciamo come Pentateuco, ma ci sono stati un periodo nel corso dei secoli in cui i libri fondamentali della Bibbia non erano 5, ma erano 6. C'è stato un altro periodo in cui erano 7, c'è stato un altro periodo in cui erano 8, poi li hanno riportati a 5. Cioè c'è sempre qualcuno a tavolino che decide cosa fare e gli altri devono credere. E invece noi facciamo una cosa, leggiamocela per conto nostro e ci facciamo le nostre idee, che è la cosa migliore. L'altra cosa che io sto facendo da settembre del 2012 nelle conferenze, quindi ormai sono 13 mesi, io leggo solo le Bibbie che abbiamo in casa. C'è qualcuno che ha una Bibbia qui tra l'altro? Ok. Leggo solo le Bibbie che abbiamo in casa. Per far capire come certe cose siano già tutte lì. Non c'è bisogno neppure delle traduzioni particolari. Neppure delle traduzioni particolari. Allora, su una domanda? Volevo chiederle una cosa. Lei ha parlato della Bibbia. La Bibbia è dei 70. Che riferimento storico ha? La Bibbia è quella Bibbia scritta in greco nel III secolo a.C., di cui dicevo prima, quella accettata da Atene come punto di riferimento per me. Questo è il punto di riferimento. Per gli ortodossi. Per la verità lo era anche nei primi secoli della formazione della Chiesa romana, lo era anche per i padri della Chiesa, poi l'hanno, come dire, un po' abbandonata e si sono pian piano avvicinati al canone ebraico. Quindi nei primi secoli della Chiesa il punto di riferimento era quella Bibbia lì, poi cambiata. Prego. E quella interconfessionale uscita proprio. Ah, sono traduzioni di queste. Traduzioni di queste con, cioè fatte in modo da fare delle traduzioni coordinate. Adesso devo dire che, per esempio, la Conferenza Episcopale Italiana sta conducendo delle traduzioni che tengono conto anche di altri codici, come i testi di Qumran, eccetera, tanto per non cominciare a dare delle indicazioni di traduzioni che sono un pochettino più precise. E anche più coraggiose, devo dire, perché stanno traducendo letteralmente passi molto duri per loro, molto duri. Però finalmente li stanno traducendo con una certa coerenza, quando prima invece erano nelle traduzioni palesemente nascosti i significati inaccettabili. Erano palesemente nascosti. Ma dovevamo ricordarti un aneddoto mentre parlavi dei critici di professione. L'hai già detto? No. Ah, l'aneddoto, sì. L'aneddoto. Allora, vi ho detto prima, no, che quel libro è stato adottato dalla Università di Napoli. Allora, io ho messo semplicemente il link della pagina dell'università, dove c'è indicato Mauro Biglino, testo di riferimento. Hanno criticato il link. Esattamente un anno fa, nell'autunno dell'anno scorso, questa è una cosa pubblica avvenuta nel mio gruppo su Facebook, hanno preso un libro della collana ebraica interlineare delle edizioni San Paolo, il libro della Genesi, che era la prima loro produzione, e hanno cominciato a massacrarlo, letteralmente. E riportavano sul mio gruppo in Facebook le loro considerazioni, anche perché, come sapete, io lascio libertà di parola e di critiche. Pratico il libero pensiero, quindi lascio lì. E allora, riportavano lì. Quindi, ma come si fa a tradurre così? Ma non è possibile, ma chi traduce così non conosce l'ebraico? Io li ho lasciati andare avanti un po' di giorni, e poi, come dire, siccome sono una persona corretta, mi spiaceva per i traduttori, li ho avvertiti e ho detto: signori, guardate che quel libro lì non l'ho tradotto io. E mi ricordo l'espressione nel post di Fe: ma come? Con 3 punti esclamativi. Ho detto: sì, leggete le 3 pagine di introduzione e vedrete che non l'ho tradotto io. Hanno fatto la verifica, hanno visto che non l'ho tradotto io, hanno smesso di criticarlo. Ok? Cioè, se una cosa la dice o la fa Biglino, va demolita, non la fa lui, non è un problema. Questo è avvenuto in pubblico. In pubblico, quindi per dire di professione. Cioè, nel senso, siccome c'è chi scrive seriamente, non è una battuta,
che io sono un alieno rettiliano mutaforma. Lo so, cioè fa ridere, ma lo dicono seriamente. Cioè, io sono un rabbino che opera sotto copertura. Io sono uno che lavora per il Vaticano contro gli ebrei. Io lavoro per la massoneria deviata. Io lavoro per gli illuminati. Io sono appunto un alieno rettiliano mutaforma. Allora, hanno analizzato, giuro, hanno analizzato i movimenti della lingua mentre parlo. Quindi se io ho le labbra secche faccio così per documentare che sono un rettiliano. Ok? Perché forse dico cose serie. Ma questo è evidente che gli dà questa risposta. Ma non dovrebbe mai a dirmi che dice scemenze. No, ma sono loro che mi convincono che sto dicendo cose serie. Cioè, voglio dire, è troppo forte l'accanimento contro di me da tutte le parti. Cioè, da tutti quelli che condividono l'idea che bisogna dire che nella Bibbia si parla di Dio. Poi non sono d'accordo loro, tra di loro, su nient'altro. Ok? Ma l'importante è veicolare quell'idea lì. E quindi, se io mi fossi limitato a raccontare tutte le altre cose, questo accanimento non ci sarebbe stato. Il problema è quando si va a toccare il tabù, e adesso andiamo a toccarlo così ci divertiamo. Ma il problema è quando si va a toccare il tabù che serve ovviamente per le teologie, il tabù che serve ovviamente per le ideologie nazionaliste, perché se si capisce chi è Yahweh, cade tutto. Io nella mia incoscienza, l'ultimo mini trailer che ho fatto di 43 secondi, non so se qualcuno l'ha visto, ho detto che se il Presidente degli Stati Uniti e i membri della Corte Suprema degli Stati Uniti, invece di giurare sulla Bibbia, giurassero sull'Iliade e sull'Odissea, il loro giuramento avrebbe esattamente lo stesso valore. E lì, non vi dico il fuoco di sbarramento. Tanto ormai sono in gioco e gioco fino in fondo. Nel Medioevo quindi non sarebbe sopravvissuto. Com'è? Nel Medioevo non sarebbero sopravvissuti. Per carità. Diciamo che adesso ci sono i roghi mediatici. Quelli lì li ho tutti. Proprio tutti. Vabbè, comunque va bene. Non è un problema, parliamo di cose serie. Allora, dicevo, ci sono tutta una serie di affermazioni che ovviamente non sono accettabili, che però gran parte dell'esegesi ebraica ha ampiamente confermato, spesso le leggo con le conferenze, adesso non so se devo rileggerlo oppure no, ma insomma comunque, poi se volete vi leggo direttamente le parole dell'esegesi ebraica, nei forum dove mi si attacca violentissimamente. Allora in sostanza la Bibbia non è un libro di religione, vi dico le cose che sono state confermate. La Bibbia non è un libro di religione, la Bibbia non parla degli angeli intesi come entità spirituali, i cherubini non solo non sono angeli intesi come entità spirituali, ma non sono neppure persone, individui, ma erano macchine. La Bibbia parla di ingegneria genetica e i miracoli intesi come intervento del soprannaturale nella Bibbia non esistono. Nell'Antico Testamento non esiste Satana. Tutte cose che io documento nei libri. Tutte cose che questa esegesi ebraica che mi attacca durissimamente ha confermato confermato scrivendolo in rete, non scrivendolo a me privatamente, scrivendolo in rete su alcune cose, dicendo per esempio che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. I cherubini è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che erano degli oggetti meccanici, una specie di robot che serviva a eccetera eccetera. Il capitolo sul Satan Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Cioè il capitolo nel quale dico che Satana non esiste e così via. Su varie cose Mauro Biglino ha ragione, la Bibbia come gli afferma non è un libro di religione. Quindi tutte queste cose qui sono tutte cose come dire, conosciute da chi, prego. Però tutte le persone che lei ha citato sono comunque la maggior parte ebrei.
che danno anche a lei conferma di quello che dice, ma non tramite la Bibbia, ma tramite il Talmud. Come mai, appunto, lei comunque ci riporta sempre riferimenti di ebrei e, di, e del Talmud, perché coloro danno appunto ragione a lei, ma tramite il Talmud. Talmud è cosa che noi comunque in Italia ancora in pochissimi conosciamo. Esattamente, per dire che queste cose qui io le ricavo dalla Bibbia. Loro le ricavano dal Talmud, cioè dalla letteratura di commento e di sviluppo della Bibbia, che è tipicamente ebraica, siccome loro di questo testo si occupano da sempre. Questo per dire che queste cose qui sono conosciute da chi studia in un certo modo questi libri. Io le ricavo facendo le traduzioni del codice masoretico e quindi per certi aspetti, come dire, mi fa piacere avere conferme esterne. Avere conferme esterne. E cito questi perché non sono amici miei, sono persone che il giorno che io scomparirò stapperanno bottiglie di spumante, ma tante. Perché, come mi hanno spiegati altri ebrei, che non fanno il rumore di questi qui, mi scrivono in privato, mi dicono, ce l'ho, anche lì ho un'email, che mi dicono il problema è che tu stai costringendo a dire delle cose che secondo loro non andrebbero ancora dette. Cioè devono rimanere all'interno delle cerchie di chi studia questa roba qui. Quindi per questo dicevo prima, io non ho scoperto nulla, ho l'incoscienza di raccontarlo pubblicamente. Quindi questo è il fatto. Per questo cito loro, perché sono i detentori della, della conoscenza. E in quanto detentori della coscienza si sentono costretti in questo momento a dire ma noi lo sappiamo da sempre, perché altrimenti viene fuori che un gentile, cioè un appartenente ai Goim, no? Sta raccontando delle cose come se loro non le sapessero. No, le sappiamo, diciamole, basta, diciamole. Questo intendo dire, questo per me è importante. E cito loro, ripeto, perché non sono amici miei, anzi. Solo che tu stai rompendo le uova nel paniere. Esattamente, questa è la sostanza del discorso. Le uova nel paniere. Questa è la sostanza del discorso. Allora, dicevo, se io non avessi toccato il tabù, si sarebbero comportati con me come si comportano con i teologi. Non è che pigliano di mira i teologi e dicono «Ah, ma signori, la smettete di usare il nostro libro per parlare dei vostri angioletti, la smettete di usare il nostro libro per parlare dei vostri cherubini, la smettete di usare il nostro libro per parlare del vostro...» No, 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 mica lo fanno questo, assolutamente. Perché l'importante è dire che c'è Dio, perché va bene sia agli ideologi nazionalisti, sia ai teologi. Una delle cose... su cui la lotta è ferocissima, è proprio questo concetto qui. Elion Elohim Yahweh. Allora, quando nelle Bibbie che avete in casa, questo è fondamentale, trovate scritto l'Altissimo, in ebraico c'è Elion. Quando trovate scritto Dio, in ebraico c'è Elohim, che è un termine plurale. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Ok? Quindi queste sono le traduzioni che avete in casa. È chiaro che dire l'Altissimo, Dio o il Signore o l'Eterno immediatamente ci induce a pensare che è uno. Il fatto è che nelle Bibbie ebraiche non è così. Questo qui è plurale e su questo i filologi che lavorano al servizio della teologia da secoli, io lo dico proprio tranquillamente perché si arrampicano sugli specchi insaponati per tentare di dire che in realtà sì, è vero, è un plurale, perché questo è innegabile che è plurale, ci mancherebbe, però è un plurale di astrazione, è un plurale maiestatis, è un plurale di dignità, perché in realtà si rivolge sempre, si indica sempre uno solo. L. Il singolare sarebbe El. E questo viene tradotto con Dio. Il problema è che nessuno al mondo sa cosa significhi Elohim.